Cari amici, oggi abbiamo un appuntamento speciale. Abbiamo un ospite che veramente mi fa piacere di presentare a tutti voi, alla città di Palermo, che si dedica veramente molto per la cultura internazionale. In questa bellissima occasione con queste condizioni diciamo insolite dove ci troviamo però c'è un vantaggio anche un ospite lontano noi comunque possiamo avere con noi e abbiamo questa possibilità di fare partecipare nel, nel nostro evento molto importante vorrei presentarvi il professore michael talalai storico italianista, scrittore, eh, rappresentante in Italia dell'Accademia russa delle scienze eh, e tanti altri eh, titoli che ha questa persona. Veramente mi fa onore di avere eh, con noi come ospite. È una cosa curiosa perché eh, giustamente il eh, professore Talalai, è un mio concittadino, proviene dalla città che io adoro e dove ho vissuto pure per un periodo non lunghissimo, ma qualche 7-8 anni. Ho vissuto in questa città e, e mi è stata pure molto, da un lato, un po' difficile devo dire dopo Mosca andare a diciamo, vivere a San Pietroburgo, dall'altro lato diventata una città che io adoro eh, e adesso per me è, è un'altra città molto cara. Quindi vi presento eh, il mio concittadino, con professore eh, Michael Talalai, che eh, oggi eh, avremo questo, questo piacere questa possibilità di conversare su alcuni argomenti. Grazie, grazie Irene per questa bella presentazione e grazie anche per la possibilità di parlare con il pubblico palermitano e forse siciliano più ampio. Facciamo un siciliano che veramente speriamo che questa trasmissione verrà appunto... Eh, vista in tutta, in tutta la Sicilia. Perché ho pensato al eh, professore eh, Michael Talalai in questa occasione? Perché lui, eh, a parte che ho, col, come ho detto prima, è lui storico italianista, quindi eh, fa tante ricerche per, eh, per la cultura italiana ma anche una cosa molto interessante, la presenza, quello che ha incuriosito proprio a me, è la presenza dei russi in Italia. Può raccontare qualcosa, come è iniziata, da come è partita questa idea, da dove è iniziato tutto? No, posso dire dal mio interesse profondo, dal mio interesse personale. Devo dire che sono stato fortunato perché mi trovo in Italia, un bellissimo paese proveniente da una bella città, San Pietroburgo, quindi uh, sono due, possiamo dire, ambienti stupendi. E qui, uh, quando sono arrivato in Italia, ormai 25 anni fa, forse anche 30 anni fa, io ho trovato un, un argomento all'epoca ancora poco studiato, come lei ha definito la presenza dei russi in Italia. I miei colleghi storici hanno studiato vari diciamo, settori dei rapporti fra l'Italia e la Russia: rapporti politici, economici, diplomatici, la presenza dei grandi eh, pittori, scrittori naturalmente, grandi personaggi. Però uh, la presenza russa in generale, uh, la presenza dei viaggiatori del Grand Tour, uh, l'emigrazione russa post-revoluzionaria, è stata studiata, devo dire, poco. Quindi sono mi sono trovato eh, in una situazione vantaggiosa, dove mh, io potevo realmente fare nuove scoperte, nuove ricerche. E un altro um, punto positivo, quando sono arrivato qui negli anni 90, ancora sono stati vivi uh, i discendenti dell'ondata post-revoluzionaria, eh, prima abitava Firenze, e lì uh, ho conosciuto abbastanza presto, ho conosciuto il nucleo uh, delle persone interessantissime. Era un'epoca di apertura, un'epoca quando queste persone volevano condividere le loro storie, le loro biografie, le vite dei loro uh, parenti, genitori, nonni, con una nuova Russia, che all'epoca anche la Russia è stata aperta verso il mondo. Uh, io ho conosciuto uh, così pian piano uh, varie persone. Che mi hanno affidato ideari, ricordi, le fotografie, varie testimonianze uh, della storia russa in Italia, proprio in situ come dicono archeologi. Così ho cominciato a scrivere il mio dottorato, proprio ambientato in questa ricerca. E certamente i rapporti fra la bellissima Sicilia e la Russia, pian piano, anche loro sono entrate uh, nel campo della mia ricerca generale. Molto interessante. Qual è il primo personaggio con quale diciamo, lei è stato eh, spinto a cominciare proprio a scrivere? La prima persona. Ma direi che a Firenze ho conosciuto la famiglia dei Conti Buturlin, una grande famiglia um, che ha condiviso con me vari uh, documenti, testimonianze, direi, i Buturlin. E poi ho scoperto che uh, il, il primo Buturlin italiano era un primo russo che è arrivato in Italia per vivere come diciamo oggi, nel 1818, parliamo su due secoli fa, subito dopo le guerre napoleoniche, eh, il primo buturlin, Dimitri, ha lasciato Mosca, la Russia, e con tutta la sua famiglia, con la sua biblioteca, con i suoi eh, servi di Gleba, è partito per l'Italia e è stabilito a Firenze, e ci sono ancora a Firenze, ci sono eh, I Buttorlini, discendenti di de quel conte Dimitri Buttorlini, number one. Numero uno. Numero uno. Numero azienda. Molto interessante. Invece, qualche personaggio proprio siciliano, visto che comunque ci troviamo in Sicilia? Ma eh, Sicilia certamente mi, mi interessa come eh, tutti. Sicilia sta proprio nel centro uh, dei vari passaggi culturali, vari uh, flussi di civiltà, quindi uh, attirava l'attenzione uh, dei vari uh, viaggiatori, studiosi, persone delle culture. All'inizio le mie ricerche erano un po' diciamo, uh, lontane dall'epoca moderna perché la prima storia um, sulla quale mi sono incuriosito, una grande storia su, sulla quale hanno scritto i libri interi, è la presenza, proprio una presenza della famiglia imperiale russa, della zarina russa Alexandra Fiodorovna, il suo marito imperatore di tutte le russe Nicola I, che accompagnata la sua consorte nel lontano 1844, è venuta qua in Sicilia, a Palermo, Uh, è stata una storia grandiosa perché, a parte, a parte di questa presenza uh, imperiale, diciamo, la zarina imperatrice ha portato con sé un seguito uh, dei uh, scrittori, pittori. Quindi, è stato proprio un sbarco uh, della civiltà russa, un piccolo nucleo, ma di un'alta qualità. E poi al ritorno, quando sono tornata a San Pietroburgo, hanno portato con loro Alexandra, la, loro, la sua figlia Olga. Hanno portato anche vari artefatti, come diciamo oggi, quadri, eh, vari reperti archeologici. E ormai a San Pietroburgo, eh, vicino a Peterhof, la loro residenza estiva. Hanno uh, fondato Villa Olivuzza, intitolata la famosa uh, villa a Palermo, dove hanno raccolto diciamo, i loro ricordi, i ricordi dolci uh, sulle Sicilie. Quindi, un primo legame molto forte, molto bello, direi, che ho studiato non solo io, perché attorno a questo grande evento uh, sono state nate uh, varie ricerche dei miei colleghi anche. Anche in Sicilia molto bello. È anche famoso Quattro Pizze, cosiddetto come chiamano Palermitani. Quattro pizze. È stato riprodotto la stessa palazzina, appunto, vicino San Pietroburgo, in una delle residenze estive dello zar. Invece qualche personaggio siciliano che si avvicina un più ai nostri tempi? Io faccio questa domanda perché so che lei è già arrivato anche con le sue ricerche a trovare veramente legami interessantissimi, molto belli e, e molto attuali fino adesso. E poi eh, la storia successiva, anche di un grande rilievo, è la storia di un classico eh, di letteratura, non soltanto siciliana e italiana, ma ormai la sua fama è mondiale. Lo scrittore eh, Giuseppe, Giuseppe eh, Tomasi di Lampedusa, che ormai eh, conosciamo e stimiamo tutti noi, eh, il suo romanzo ormai è diventato. Più che un classico, è un punto di riferimento anche per storici. Dopo anche il film di uh, Luchini Visconti, eccetera, eccetera. Per me all'inizio era un film, diciamo, come forse per maggior parte uh, delle persone uh, non italiane. Splendido film. Si parte dal poi... film e poi anche il libro, <ride> e poi uno e... si incuriosisce. Certamente in russo, che è ben tradotto in russo, quasi subito, una bella traduzione, e poi non ricordo dove, ma mi sono, sono imbattuto in una piccola frasina. Tipo uh, la moglie russa del classico siciliano. Mi sono rivelato Giuseppe Dell'Empedusa, per me, era così italiano, così siciliano. È un po di siciliano, sì, verace. Collegarlo, collegarlo con la Russia per me sembrava una cosa un po' azzardata. Ho cominciato ad approfondire l'argomento e infatti ho scoperto che anche la Russia, la civiltà russa un po' particolare, diciamo sul lato cosmopolita, è entrata anche nella vita, vita complicata, interessata del classico siciliano. Ho scoperto che lui infatti nel 1932 ha fatto un matrimonio religioso, anzi ortodosso. In una chiesa russa, in una chiesa russa, alla città di Riga, che all'epoca ormai è stata una capitale di un paese indipendente come oggi Lettonia, ho visto addirittura, non ho trovato io, hanno trovato i miei colleghi, uh, una uh, iscrizione nel libro dei matrimoni dove Giuseppe. È stata registrata come Iosif Julievich alla russa, Iosif, una versione russa di Giuseppe con il patronimico il suo padre, un altro aristocratico importante, Giulio, eh, principe di Lampedusa, era russificato come Iuli, e quindi nel 1932, sposando un'aristocratica russa. Anche uh, il classico siciliano è stato un po' russificato diventando Josif uh, Juliovic. Ho continuato la mia ricerca, e lì è successa una cosa importante, ho conosciuto il figlio, il figlio adottivo di uh, Giuseppe di Lampedusa, uh, Gioacchino Lanza Tomasi. Un uh, bellissimo personaggio uh, molto di una cultura vastissima ho conosciuto a napoli quasi per caso ma prima o poi certamente uh, forse lo scriverei eccetera ho conosciuto um, durante una manifestazione al teatro di san carlo perché lui all'epoca era un sovrintendente del teatro del teatro san carlo ci siamo scambiati con l'indirizzo, uh, la sua moglie uh, parla anche lei russa, è una russista, ha studiato uh, la cultura russa e quindi è cominciata questa uh, bella avventura uh, perché ho avuto l'accesso diretto ai ricordi, alle pubblicazioni, ai libri, ai film, ai documentari, quindi la mia... Uh, Ricerca, ripeto, che io non ho studiato la figura eh, dello scrittore, la figura, la figura della moglie dello scrittore che è andata molto più accelerata. E poi con i miei strumenti eh, dello storico mh, ho scoperto vari mh, uh, momenti interessanti della delle biografie di Alessandra. Uh, che per lo scrittore era Lissy, alla francese chiamava Lissy. Eh, Qualcos'altro, qualche curiosità appunto di questo legame? Mm, cosa? Perché è un, un legame, sì, per noi che viviamo. In, in Italia e in Sicilia noi sentiamo gli italiani molto vicino e se il destino ci ha portato qua c'è stato un motivo, ma per loro come sono conosciuti, come è successo questo legame? Perché veramente sono due mondi all'epoca dovevano essere un po' più distanti, non adesso che è un momento di globalizzazione, ci sentiamo tutti molto più vicini. Com'è accaduto questo incontro? Come è, com è nata questa uh, unione? Infatti è una storia molto particolare perché possiamo immaginare nei primi del Novecento Sicilia, ancora sì, quasi non Italia, un'isola a sé. E poi anche eh, l'impero russo è lontanissimo. Quindi un incontro molto particolare. Ma cominciamo dalla mh, personalità uh, di Alessandra Borisovna, anche lei ha un patronimico. Il suo padre era un alto uh, funzionario imperiale uh, Boris, all'italiano Boris in russo, uh, von Wulf. È una famiglia uh, molto cosmopolita, uh, è nata in Francia, è cresciuta in Lettonia in un ambiente diciamo tedesco, il cognome è Von Wulff. la discendente di una lunga lunga uh, catena generazione dei baroni cosiddetti tedeschi, i dell'impero russo, però è uh, nata in una famiglia molto aperta. Cominciamo che la sua madre era un'italiana, questo è già un passo che sta avvicinando. Che un sì. La sua madre era una cantante uh, famosissima, Alice uh, Marchese Barbie, il suo cognome Alice Barbi, che ha avuto una carriera gloriosa, era una lieve amica di Wagner, era popolarissima in Russia. In Russia, un alto aristocratico, il padre uh, di Alessandra, si è innamorato con Alice Barbie, proposto la sua mano, come dicevano all'epoca, e è portata in Russia. Loro vivevano a San Pietroburgo, quindi Alice uh, mh, è diventata una suddita russa anche lei, però viaggiavano molto. E Codazur, la costa azzurra era un, un luogo molto amabile fra aristocratici di tutta l'Europa quindi la nostra eroina Alessandra è, è nata a Nizza questo è il suo luogo di nascita poi è tornata in Russia poi eh, il suo padre è morto quindi eh, Giuseppe Lampedusa non ha conosciuto il padre della sua moglie, però ha conosciuto il padrino, il secondo marito di Alice, che era lo zio dello scrittore, quindi una storia un po' di famiglia. Quando uh, la madre di Alessandro è diventata vedova, ha incontrato sempre a San Pietroburgo, ha incontrato un diplomatico italiano, Pietro Tomasi della Toretta, che uh, ha deciso di sposare Alice ormai siamo dopo la rivoluzione lo zio dello scrittore ha fatto un bel matrimonio fuori la russia a Londra perché all'epoca il diplomatico lavorava là e ha invitato il suo nipote dalla sicilia a partecipare ad assistere il suo matrimonio alla grande, un matrimonio molto dell'elite aristocratica, dove naturalmente ha partecipato Alessandra, lì quindi sono conosciuti a Londra nel 1920, dopo la rivoluzione. Per Giuseppe è stato un amore dal primo visto, come dicono, spero lo sguardo nonostante che Alessandra era sposata all'epoca, quindi non, non è semplice tutto. Ha avuto il suo primo matrimonio, infelice, eccetera, eccetera, però è nato questo feeling. E Giuseppe ha aspettato quasi dieci anni per portare alla conclusione il suo sogno nascondendo, nascondendo dalla sua famiglia siciliana, molto conservativa naturalmente, che lui si è innamorato con um, un personaggio un po' strano, una donna sposata, una donna um, ex russa, ormai che ha perso la sua cittadinanza, che vive chissà dove, in, in una Lettonia che forse le eh, immagini erano molto vaghe su, su questi uh, posti. Comunque, uh, Giuseppe ha cominciato a viaggiare in Litonia, Ha cominciato ad incontrare in vari posti uh, d'Europa, a Parigi, a Roma, sempre a Londra hanno cominciato a scambiare con le lettere sempre in francese parlavano in francese fra di loro finché quando il primo matrimonio di alessandro e barista non è stato sciolto giuseppe ha deciso di sposarlo di nascosto non ha avuto coraggio di dire soprattutto la sua mamma sappiamo come la mamma la mamma italiana. siciliana. <ride> È importante ah, in questo. Lui è un po' rivoluzionario nei sentimenti, nel, nel suo modo di fare, di conquistare. Dico, è un, eh, un personaggio forte, un po' rivoluzionario. Anche su, molto, certo. Ha interrotto questa, queste tradizioni. Eh, Diciamo delle... La scelta era rivoluzionaria, perché Alexandra Borisovna nell'ICI era una donna molto emancipata, quindi fuori qualsiasi scheme siciliano. Era addirittura allieva di Sigmund Freud. Andava a Vienna, è stata uh, un allievo molto fedele a, a Freud, ha seguito anche i corsi dai suoi allievi. È diventata anche lei psicoanalista, non amatore, ma quasi professionale, quindi una persona molto avanzata, conosceva tante lingue, ha avuto diciamo, vasti rapporti con il mondo musicale, letterario, e certamente per Giuseppe che anche ha avuto una mentalità molto aperta nella ricerca delle cose, uh, incontrare Alexandra come incontrare un mondo nuovo, un'Europa, uh, un, un po' anche la Russia. Quindi uh, Giuseppe arriva in Lettonia nel 1932 scrivendo le lettere uh, alla sua mamma cercando di tranquillizzare e nascondendo la verità, descrivendo ormai Alexandra come una donna della sua vita, una donna ricca, perché anche questo è importante, che ha un possedimento in Lettonia, una donna molto stimata, eccetera, eccetera però senza dire che lui organizza un vero matrimonio. Ha detto uh, post factum, scrivendo che, cara mamma, cara mamma, ormai sono, sono sposato. E siamo, ripeto, nel 1932, periodo abbastanza difficile, come anche è stata la loro vita difficile, perché quando lui ha portato Alessandra a Palermo, è scoppiato un conflitto culturale, un conflitto di civiltà. Alessandro all'inizio non si trovava bene a Palermo, in questo ambiente molto chiuso, aristocratico eh, siciliano. E quindi il loro matrimonio all'inizio, come definivano eh, stesse spose, era un matrimonio epistolare, come loro dicevano. Loro si scambiavano con le lettere. Cosa succedeva? Alessandro veniva uh, per due o tre mesi a Palermo, di solito d'inverno, a zernare, c'è un bel verbo, poi tornava uh, alla sua proprietà stomersee in Lettonia e poi d'estate, questa lunga e pesante estate eh, siciliana, siciliano, uh, Giuseppe andava a trovare la sua moglie in Lettonia, anche per... Due tre mesi. Quindi passavano insieme sei mesi all'anno, altri sei mesi si scambiavano con le lettere. E quindi Finché... il matrimonio ha funzionato perfettamente così. All'inizio era proprio così. Finché è successa la seconda guerra mondiale, che è cambiata tutto. Siamo ormai negli anni 40. Uh, Lettonia si trovava fra il Terzo Reich e l'Unione Sovietica, entravano i tedeschi, poi entravano i sovietici, quindi nel quindi 1942... Un po' argomento anche politico. Uh, politico in senso che uh, nel 1943-1944 è stato chiaro che Lettonia entra di nuovo come parte dell'Unione Sovietica. E Alessandra perde tutto, quindi scappa, scappa. prima lei è scappata dall'impero russo, da San Pietroburgo, ora lei scappa da Lettonia che è diventata una repubblica sovietica. E lei si trova in Sicilia, con lei lei porta una amica uh, fedele, uh, proprio una campagna di vita, uh, Ludmila, che è diventata proprio la sua... Diciamo, un, un pezzo di Russia vivente e, e praticamente nient'altro è diventata un profugo, un esule, trovando eh, ormai per sempre eh, Sicilia come la seconda patria e qui è un momento molto interessante quando eh, Giuseppe comincia a scrivere il suo romanzo il suo impulso Uh, il suo diciamo, grande impegno, a parte di descrivere certamente questa uh, storia siciliana dell'Ottocento, uh, un, diciamo, un altro suo in, impulso personale era di raccontare la Sicilia alla sua moglie russa. Ho sentito più di una volta questa espressione, non so se è scritta da qualche parte, ma il famoso romanzo Gattopardo. È nato anche come un racconto del marito siciliano alla sua moglie russa. Per dire, cose sicili. Bellissima, bellissima questa definizione anche per questo capolavoro storico come libro gattopardo. Eh, veramente molto interessante il stato il suo racconto. Le ringrazio, è stato veramente credo molto curioso anche per il nostro pubblico siciliano eh, vorrei ringraziare tanto ehm, lei ha una sua tradizione alla fine di ogni discorso può fare anche questa frase anche per il nostro pubblico allora lei finisce sempre è vero sì io ho cognato questa cognata questa frase Balshoa ruske grazie. Invece io vorrei rispondere faccia, facendo così eh, questo eh, cambiamento dall'italiano, grande spassiba italiano anche a lei. Veramente è stato un bellissimo incontro e siamo molto felici e contenti di questa nostra conversazione per il nostro pubblico siciliano. Grazie professore, grazie Michail. Do svidani. Da svidani, da svidani.